Siamo con Mauro Spinardi, responsabile e ovviamente socio fondatore della Intec SRL, un'azienda che promuove dei prodotti eccezionali per il motocross, delle vere e proprie leccornie dal punto di vista tecnico. Quasi articoli di gioielleria. Esatto, ce le facciamo illustrare da Mauro e ovviamente ci illustra le novità 2010. Sì, noi siamo specializzati nell'importazione di prodotti provenienti principalmente dal mercato americano. Siamo nati con la Recluse, che è un'azienda che produce frizioni automatiche, oggetto interessante, curioso, che comincia ad avere un riscontro notevole anche nel mondo race ad altissimo livello. Già abbiamo avuto delle esperienze con campioni del mondo che hanno testato e usato in gara l'oggetto. Quali sono i migliori vantaggi che possono offrire queste frizioni? Ma sicuramente per nell'uso enduristico, il fatto che la moto non si spegne mai, quindi anche nel difficile o nell'intoppo che ci può essere in una gara, chiaramente si evita di far spegnere la moto. Vantaggio non da poco, perché se si pensa in un'estrema di enduro magari che è facile sbagliare, si spegne la moto. Con i quattro tempi moderni magari non parte al primo colpo, sono secondi buttati via. Se non minuti. E già solo per questo lo apprezzano moltissimo. Detto questo, ci sono notevoli vantaggi nella trazione della moto stessa, perché lei va a compensare le perdite di aderenza facendo pattinare leggermente la frizione, quindi tenendo sempre una trazione ottimale. Un po' effetto anti-spin, diciamo. Bravissimo. Meccanico anziché elettronico. Nella MotoGP, che hanno molti soldi, usano l'elettronica. Nel fuoristrada, dove ci sono meno soldi, siamo arrivati con un prodotto meccanico. Oltre alle accuse, distribuiamo anche i manubri della Easton. Fantastici manubri Easton. Abbiamo lanciato l'anno scorso il manubrio senza traversino con il diametro da 35 mm, che unisce le caratteristiche del manubrio in primo piano. Senza traversino, quindi compensazione delle vibrazioni della moto, e i vantaggi del traversino, quindi la rigidità e la precisione di guida. Per quest'anno nella fiera la Easton ha ampliato la gamma, presenta il 28,6, una misura un po' più convenzionale. Il segreto di Easton non è tanto nelle dimensioni e nei diametri, ma è nelle leghe che usa, che sono leghe particolari aeronautiche di loro produzione e di loro proprietà, quindi è facile che uno dica: ah, ma quella lega lì la può usare anche la rental. No, non la può usare, perché questa è solo della Easton ed è il grosso vantaggio che hanno. Chiaramente sono venuti fuori una serie di accessori per montare i paramani, per montare gli ammortizzatori di sterzo, questo per poter montare anche altri accessori. Abbiamo fatto un passo avanti quest'anno, diventando anche noi produttori, con una linea di dischi freno. Presentiamo qua un disco freno a nostro marchio, a nostro disegno. Presentiamo un anteriore oversize da 270 mm con delle particolarità tecniche non indifferenti, che sono quelle di avere degli scavi sul disco per evacuare detriti, fango, sabbia. In più dissipano meglio il calore. Abbiamo mantenuto dei tagli che vanno ad eliminare i gas prodotti durante la frenata, quindi mantengono le temperature di esercizio più basse e quindi più costanza di rendimento nel lungo termine. Di contro abbiamo fatto anche il posteriore, sempre con lo stesso principio, destinato al race. Avremo un team che correrà nel mondiale il prossimo anno con i nostri impianti frenanti, che è SRS. Abbiamo appena... Accidenti! Quindi Marco Tullio sarà vostro tester ufficiale? Assolutamente sì, abbiamo concluso ieri l'accordo. In più abbiamo ampliato la gamma con il disco posteriore pieno, che per l'enduro è molto richiesto, perché evita il bloccaggio della ruota posteriore pur mantenendo la frenata. Il tutto abbinato chiaramente alla nostra pastiglia freno, sintetizzata al 100%, di ottima qualità e dal prezzo interessante. Andando avanti con i prodotti,
continuiamo ad essere i distributori della Lead Brace, del mitico Lead Brace, il primo e unico e più copiato collare anti rotture delle vertebre cervicali. Alla salute ci teniamo. Accidenti, è un, diciamo che al giorno d'oggi comincia ad essere quasi un accessorio indispensabile come il casco. Sì, sta diventando quasi indispensabile, anzi ci sono interessi da parte di più federazioni, non solo motociclistica, per rendere l'oggetto, non dico obbligatorio, ma consigliato. Questo nell'interesse della salute dei piloti. Bravissimo. Ovviamente. Chiaramente tutta la gamma dei tre modelli, l'Adventure, il Club e lo Sport che potete vedere qua, il misto plastica carbonio. Presentiamo anche dei nuovi padding che sono presenti nello stand ufficiale Elite, che sono le imbottiture per rendere il prodotto più fashion, se certo, vogliamo. Certo, certo. E il prodotto comunque fondamentalmente rimane il medesimo. Abbiamo poi una serie di prodotti destinati alle sospensioni, Factory Connection che è il più grosso tuner di sospensioni in America, nonché Showa USA, giusto per la cronaca. Sì, sì. Già manutentore delle sospensioni. Gli appassionati di motocross lo conoscono molto bene. Bene. Con tutti i suoi particolari per il tuning e anche le sospensioni ufficiali, se uno avesse voglia di fare un grosso investimento. Investimenti, certo, ma è un grosso investimento, però diciamo è mirato e ovviamente è un investimento che la forcella di questo tipo non viene sostituita ogni anno. Assolutamente no. Sempre per il mondo della sospensione presentiamo in anteprima mondiale, e questo lo posso dire, che siamo diventati distributori europei per questo prodotto. SKF, azienda primaria che tutti conoscono per la produzione dei cuscinetti, non tutti sanno che è leader mondiale nella produzione di tenute per ammortizzatori per automotive, quindi auto e autocarri. Una branca di SKF credeva molto nel mondo delle motociclette e hanno realizzato una struttura apposta per creare le tenute anche per le sospensioni. Presentiamo qua appunto in anteprima mondiale le tenute per le sospensioni, per i modelli più correnti. Particolarità del prodotto che è una mescola di proprietà SKF ad altissima scorrevolezza, quindi aumenta la scorrevolezza rispetto a una tenuta originale OEM da un 20 a un 25%. Quindi a tutto vantaggio, senza andare a toccare idraulica o parti meccaniche della sospensione stessa. Questo è chiaramente a vantaggio del comfort di guida e del miglior funzionamento della forcella stessa. Un'altra particolarità nostra è il Kit Explorer, trasformazione eccezionale per chi vuole portarsi la moto da cross anche sulle piste da sci e vivere la moto da fuoristrada 365 giorni all'anno, neve compresa. L'oggetto trasforma una qualsiasi moto da fuoristrada, enduro, cross che sia, o motard, togliendo le ruote anteriore e posteriore, sostituendole con il sistema di trazione a cingolo al posteriore e uno sci all'anteriore. Consigliamo che l'oggetto, per ovvi motivi, vada installato su motocicli da almeno 450 cm cubici in su. Ovviamente perché il trascinamento aumenta. Assolutamente. E posso garantire, perché l'ho provato, che è divertimento al 100% è assoluto. Benissimo, quindi tutti gli appassionati marchigiani che vorranno portarsi nelle piste da sci la propria moto da cross sono avvertiti. Assolutamente sì. Noi di Piste delle Marche auguriamo alla Intec SRL grazie un roseo 2010 florido, e ci vediamo sempre sulle piste marchigiane. A risentirci alla prossima.